web spettatori, si è tenuto alla Casa della Cultura di Milano un nuovo incontro per il ciclo di conferenze a difesa della scuola italiana. La professoressa Vittoria Fiorelli dell'Università Benincasa di Napoli ha parlato di scuola e cultura fra frammentazione e innovazione. A Venezia il convegno nazionale è promosso dall'Associazione Articolo 33, dal titolo Scuola dell'infanzia, ieri, oggi, ma domani, i servizi dei due convegni prossimamente su Gidda TV. Concorso docenti, primo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Tra le numerose osservazioni e suggerimenti correttivi, l'incongruenza di valutazione dei titoli. Trovare una soluzione definitiva per tutti coloro che insegnano da anni nella scuola, così come stabilito dalla Corte Europea. L'osservazione che la scelta di bandire un nuovo concorso solo per gli abilitati potrebbe essere fonte di contenziosi, in particolare dagli insegnanti tecnico-pratici, e la disparità di trattamento riservata ai docenti della scuola dell'infanzia esclusi nel piano di assunzioni dalla fase di potenziamento. Mobilità e chiamata diretta. La Gilda, unica sigla sindacale a non aver firmato l'intesa politica, continua a partecipare agli incontri di Viale Trastevere e l'onorevole Luigi Gallo del Movimento 5 Stelle ha presentato alcuni emendamenti al decreto mille proroghe, invitando il governo a posticipare di un anno l'entrata in vigore degli ambiti territoriali, della chiamata diretta dei presidi, dei comitati di valutazione e dei limiti a 36 mesi per le supplenze. Il voto martedì prossimo. Convegno CGIL si è rivelato una passerella per il governo, in particolare per il sottosegretario Faraone. Da Palermo l'onorevole Maria Marzana del Movimento 5 Stelle. Il rischio che in questo momento potesse trasformarsi in una passerella per il governo si è praticamente materializzato. Infatti dopo il suo intervento il sottosegretario è fuggito e quindi non ha ascoltato le mie denunce che ora qui voglio ribadire. Il mercato delle abilitazioni. Oggi tanti aspiranti docenti sul sostegno italiani si recano in Romania e conseguono l'abilitazione in 15 giorni praticamente, a discapito di chi invece fa numerosi sacrifici per conseguire questo titolo e a discapito naturalmente degli studenti. Ricostruzione di carriera. La restituzione della parte di retribuzione indebitamente percepita per effetto di errori nella ricostruzione di carriera provvisoria può essere pretesa dall'amministrazione solo se risalente a non oltre 10 anni alla data di emissione del decreto di ricostruzione definitiva. Così ha deciso il Tribunale di Lago Negro, dando ragione a una docente patrocinata dall'ufficio legale della Gilda di Potenza. Scuole paritarie che non retribuiscono i loro docenti, questa volta in Sicilia, dove la Procura di Sciacca ha concluso l'indagine su tre amministratori accusati di estorsione perché avrebbero costretto gli insegnanti a rinunciare allo stipendio inducendoli a firmare anticipatamente le dimissioni. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che potete rivedere i nostri servizi su gildatv.it o scaricando l'app Gilda TV. Arrivederci!